Eccoci qua. Ho fatto l'aggiornamento, vediamo. Speriamo. Quindi l'aggiornamento dice che dobbiamo andare in quella zona qua. Ok, non ho ancora sbloccato, dai, però. Ok, allora dove dobbiamo andare? Camminare le sale del cattivo, il momento di lasciarti andare nel cattivo Disney Dominant Valley, consigliere infine a nascondere il tuo. È il momento di lasciarti andare al tuo lato cattivo in Disney Dreamlight. Ciò significa nasconderti nella tua tana, elaborare qualche piano diabolico e scoprire nuovi modi di decorare il tuo villaggio. Per ottenere i malvagi premi esclusivi dovrai lavorare al fianco di nefasti personaggi cattivi Disney, rimuovere la spina della notte per appropriarti del tuo territorio e passare il tempo per studiare la foresta del valore. L'ardore e la fiducia. Vinci nuovi capi d'abbigliamento ispirati ai cattivi Disney. Sblocca nuovi oggetti da arredamento per rendere la tua tana segreta raccogliente e spaventosa. Come più ti piace. Partecipa al cammino delle stelle. Ok. Sblocca. No, possiamo fare anche questo. Premi. Questi qua li dobbiamo liberare, insomma. La pagina 2 cosa c'è? Voglio questo. Voglio questo! No, prendo questo. Ok. Abbiamo aumentato un po' la. Ovviamente io non ho fatto tutta la storia, però. Allora, non so dove dobbiamo andare. Evento, premi, compiti. Aspetta. Compiti. Rimuovi delle spine della notte. Prepara un piatto qualsiasi. Inizia le conversazioni con Merlina. Raccogli i pomodori. Vendi dei piatti da 2 stelle. Raccogli dei mirtilli. Tutto questo lo possiamo fare. Perché? Allora. Vabbè, intanto mi faccio seguire da Oh, lui. ehi! Va tutto bene, sì. Aumentiamo un attimo qua il suo livello. Ciao! Poi. Facciamo qualcosa insieme, sì. Ciao! Poi, progetta il villaggio alla banca di cosa abbiamo bisogno. Abbiamo un po' di roba. Allora, perché Wally mi sta dietro? Allora, io proverei ad andare nel video. Dopo vediamo, pensiamo alle carote. Anzi, forse è meglio che ci pensiamo adesso. Nel video fa vedere che è sbloccata la zona della foresta, no, della foresta e la tana degli elefanti. Adesso andiamo a vedere la tana degli elefanti che è qua sopra. No, volevo prendere questo. Porca miseria. Vabbè, ormai è troppo tardi. Allora, andiamo a vedere la tana degli elefanti. Appena finisco qua di fare le carote. Quasi quasi provo a vedere anche se mi ha dato delle orecchie da lince, non lo so, vediamo. Vediamo cosa c'è di nuovo.
Perché Skarmi, se è un personaggio giocabile che si può avere, mi piacerebbe tantissimo averlo. È uno dei miei personaggi preferiti. Allora, un attimo, eh. Andiamo a vedere prima la tana là sopra, perché ho visto che si può entrare. Perché nell'altra zona io non l'ho ancora, diciamo, totalmente sbloccata. Tanto prendo anche questo fiore. Si può entrare qui? Entra. Ti prego, non crashare. Questa è la tana di Scar. Se fosse Tiffany. Due piazze, quindi ci sarà un fidanzato in giro prima o poi. Scar, posso parlare con te? Eccoti qui. Bene, bene, Lilith, ne è passato il tempo da quando sei venuto a trovarmi. Cominciavo a pensare che mi avresti lasciato intrappolato qui per sempre. Scar? Ah, quindi ti ricordi di me? Prima dell'oblio eri una delle mie assistenti più fedeli. Quando io governavamo su tutta questa valle. Davvero? Assolutamente, beh, forse ti ho lasciato svegliare sul resto del villaggio. Ma quando si tratta dell'altopiano soleggiato, tutti sanno che sono il legittimo re. Naturalmente qui non vale molto la pena governare da quando il fiume si è prosciugato. Che fine ha fatto il fiume? Posso solo presumere che qualcosa lo stia bloccando. Inoltre la terra è diventata così arida che non ci sono prede. Senza acqua non c'è vita, il potere all'interno del pilastro del nutrimento si è estinto e ora c'è un fastidioso potere oscuro nell'aria. Se qualcuno non risolverà presto questo problema, l'intero altopiano diventerà un'orda lontana ed isolata. La parte più tragica è che è tutta colpa tua. Colpa mia, cosa? Sì, tutto questo è cominciato quando tu hai abbandonato la valle, anche se forse era la mia guida a poter sistemare tutto. Perché dovrei aiutarti? Perché il tuo posto nella catena alimentare, la valle era un posto molto migliore quando lo governavo io, con te al mio fianco. Vedi, è un buon compromesso. Scusate, raga, devo rispondere al telefono. Addirittura. Pronto? Ciao. Sì, tutto a posto qua. Ce le ho. Sì, va bene. Alle 5. Vabbè, sempre al telefono, ovviamente. Sì, va bene. Ciao. Allora ci sono, raga. Un attimo che mi infilo le cuffie. Dicevamo. Poggia lì, poi faccio io. Scar, vedi, è un buon compromesso. È qui pro quo, per così dire. Certo, se non sei ancora convinta. Eccola, di nuovo. Pronto? No, non voglio niente. Sì, va bene, ciao. Allora, non farlo per me, fallo per aiutare il villaggio a ripristinare l'altopiano soleggiato, rendere la vita di gran lunga migliore per tutti. Non è quello che dovrebbe fare un buon sovrano, Lilith. Perché il pilastro si è prosciugato? Perché è collegato al fiume che attraversa l'altopiano. Senza acqua il pilastro si è completamente vuoto e sembra essere collegato a tutta la vita sull'altopiano. Quando uno prospera, lo fa anche l'altro, ma quando uno è rotto. Oh, quindi sono collegati tra loro. Si nutrono l'uno dell'altro in equilibrio, quasi come una specie di cerchio della vita. Sì, ma non dire mai quello, quel
Non dire mai più quella frase in mia presenza. Tutto il disagio è iniziato quando qualcosa ha bloccato il fiume. Non ho idea di cosa possa essere, ma so che è iniziato lo stesso periodo dell'oblio. E non molto tempo dopo, quelle rocce esplose e sono cadute sulla mia tana. Da allora sono rimasto intrappolato qui. Ora non è stato proprio quando tu hai abbandonato il villaggio. Innanzitutto questo è colpa mia. Oh, Lily, tutto sanno che lo è. Se sistemi tutto, però, potresti rimediare ai guai che hai causato. Non so neanche parlare oggi. Dimmi solo cosa devo fare. Sì, che devo fare tutto da solo. Scopri cosa sta bloccando il fiume. L'acqua scorre dalle profondità delle miniere di vita, Lily. Sotto le rupi dell'altopiano, soleggiato. Ci sono miniere sotto le rupi? Cosa hanno estratto lì dentro? Non ho la più pallida idea, dato che non era nulla di valore per me. Se taccio le miniere finché non trovi ciò che blocca il flusso del fiume, dopodiché non dimenticare questa parte, sistema le cose. Solo così restituirai la vita al mio regno ed entrerai nelle mie grazie. Trova degli amici. Ok, collezione. Ah, il Dreamland ci serve perché dobbiamo sbloccare il castello di là. E abbiamo dei mobili nuovi. Ok, possiamo uscire. C'è più niente qui. Ti prego non crashare. Ti prego non crashare. Ti prego non crashare. Ti prego non crashare. Intanto crasherai. No, non è crashato, no, è. Allora, vediamo le sfide di Scar prima, se ce l'ho. Attimino, ce lo togliamo. Entra nella miniera vita delle froci in fase di fondo soleggiato. Ok. Però come sfide qua. Rimuovi delle spine della notte, prepara un piatto qualsiasi. Inizia la conversazione giornaliera con Merlino, raccoglie dei pomodori. Vendi dei piatti da 2 stelle e raccoglie dei mirtilli. Facciamo i pomodori qui? Dobbiamo andare a comprarli però. Raccogliere le carote avrei preferito. Veleno, no, eh. Allora, mangiamo un attimo qua. Amico Papellino. Abbiamo anche le carote a tirar su. Vediamo, ma ne dubito che riesco a prenderle tutte. Le ho prese tutte. Non mi ha dato un cavolo. Non è neanche partita la musichetta. Questa musica è nuova. Mi sembra. Potevo portarmi Scar, ma mi sa di no.
salvata. Qui c'è del terriccio. Ecco qua i pomodori. Ehi là, amico. Ma queste sono mele. Devo comprare però. Allora andiamo a vedere di là prima. Raccoglio i pomodori, vendi due piatti, raccoglio dei mirtilli. Questi non sono i mirtilli. Un'altra di carote la facciamo. Però dobbiamo comprare i pomodori. Che non mi ricordo dove sono. Eccoli qua. Salve! Ok, metto i pomodori qua. C'è spazio. No, non c'è spazio. Allora, no, con l'inventario pieno. Però questo forse si poteva aprire. No. Ok, andiamo alle miniere. Aspetta, però dovrei mangiare. Mm.
Carote, quindi lasciamo giù i pomodori. Vediamo un po'. Come va? Oh, arrivederci. Allora, lasciamo giù. Per adesso la testa di Eric. Di cose, andiamo avanti. Prendi questo. Allora dovrebbe essere qua, no? Entra nelle miniere. Dove sono le miniere? Ma per entrare nelle miniere devo andare di qua. Raga, ma dove sono le miniere? Nel video si vedeva che erano di qua. Entra la miniera di Vitalis alla foce del fiume dell'altopiano soleggiato. Ah, quello che... Ah, di qua. Allora ho sbagliato zona. Che altre missioni abbiamo da fare qua? Muove dalle schiene della notte, prepara un piatto qualsiasi, inizia una conversazione giornaliera con Merlino, raccogli dei mirtilli, vendi dei piatti da 2 stelle e raccogli dei pomodori. Merlino non so dove sia. Mi copro le spalle. I mirtilli dove cavolo stavano? Questi non sono mirtilli, giusto? Sì, allora sono lassù. Non lo mangiamo.
Quanti mirti li devo raccogliere però? Cinquanta. No, possiamo lasciare giù questo. Nient'altro. Questo me lo voglio portare dietro perché non si sa mai. Se serve qualcosa perché è nuovo. Vabbè, andiamo lì da Star. Vediamo così. Poi faremo queste missioni. Qui no? Come faccio a entrare? Ah no, qua. Ti prego non crashare. Ti prego non crashare. Wow. Dovrei crearmi anche uno scrigno. Allora, dove andiamo? Esplora la miniera vitale e scopri come sblocca il fiume. Qui non c'è niente. Beh, cominciamo a rompere anche questo. Ah, non si può rompere. Così. Ci portiamo un attimo avanti. Vediamo che cosa ci dà. Per curiosità. Delle gemme nuove. Dai su. Cristallo di Vitalis. Teniamolo lì da parte. Allora, vediamo cosa c'è di qua. Qui ci sono anche delle gemme però. Mi sa che la strada giusta è questa. Qui non c'è niente. Abbiamo sempre delle gemme nuove. Però avrò l'inventario pieno, ovviamente. Quasi. Foto di tre storie.
Pensa l'angolare blu a due ante verticale. Male che mi sto portando dietro quelli. Per ogni evenienza. Speriamo che ci sia anche una cucina qui. Prendi dei pesci. Isola stile trattore. Di qua non si può andare. Queste? Un'altra gemma nuova e dei mobili. Vediamo dove si va. Dritto di qua o a destra? Andiamo a destra. Thank you.
Ok, vediamo che c'è di qua. Qui dietro c'è qualcosa. Penso che si debba salire. Là però c'è un'uscita. Leggi. Queste spine della notte stanno diventando sempre peggio, ma non preoccuparti, so come fermarle. Ho versato su di loro un po' della mia root beer e sono leggermente vizzite. Se riuscissimo a produrre molta più root beer, se usiamo alcune di quelle caramelle per renderla frizzante. Se riuscissimo a produrre... Beh, scommetto che potremmo sbarazzarci delle radici di queste spine della notte. Ho lasciato tutti gli ingredienti in un forziere dell'accampamento. Spero si riuscirà a mettere tutto in questo barile prima che lo biocupisca. Ok. Dobbiamo mettere qualcosa qui. Non so cosa. Quella è una porta. Mi serve un po' di vita. Possiamo cucinare qualcosa, tipo mettiamo un fungo e un cocco, un pesce, e abbiamo bisogno di cibo. Stai giocando in modalità offline. Sono in offline direttamente. Perché offline? Scusate. Perché non sono connesso. Faremo. Ah, devo tornare indietro. Posso passare di qua? Ah, di qua sì. Sono tornati indietro. Come faccio ad andare lì? Uscire, non so come si va lì.
Perché offline? Io vorrei connettermi nell'online. Come va? Qui dovrei mettere uno scrigno. Per forza. Arrivederci. Uno scrigno qua. Adesso che hanno aperto Scar. Se vedi Vaiana, non è che Maui dice tranquillo. Ma io non ho capito perché non mi dà l'evento. Sì. Ah, quando sono forse dentro la caverna non me lo dà. Devo rivedere altri compiti. Rimuovi le spine. Prepara un piatto qualsiasi. 20, devo preparare. Inizia la conversazione con Merrino. Raccoglie dei mirtilli. Vendi dei piatti a 2 stelle. Raccoglie dei pomodori. Allora, aspetta. Andiamo un attimo anche là sopra a prendere i mirtilli. Le mele. Dovrei segnarmele queste cose. Se le ricorda. Quello scrigno là sotto non lo so come si apre. Niente mirtilli. Non è possibile. Arriva un secondo. Tanto va avanti.
Adesso controlliamo quanti pomodori devo mettere giù. Allora 100. Allora non ci basta. Dobbiamo prenderne altri. Qui non ne ho. Allora vendiamo le carote. Ah no, i pomodori. Arrivederci. Servono i pomodori. Salve. Li mettiamo qua. Dove sta Merlino? A casa sua, credo, sì. Se riusciamo a fare un altro baule. Mettiamo qua i pomodori. Mm-hmm.
Hai bisogno di qualcosa dal mercato? Vieni a trovarmi. Se più tardi non mi dispiacerebbe. Devo portarmi dietro del cibo. Allora, vediamo qua. Cosa posso lasciare? Niente. Ah, posso vendere le carote. Amico, ci vediamo dopo. Arrivo subito, vado a vedere il raccolto là sotto. Arrivo subito, non qua. Vado a vedere il raccolto sotto e lascio. Ah, le stelle l'avevo messo qua. Non devo metterne uno di là. Inventario delle missioni. Oh, arrivederci. Certo. Ah, sabbia e pietra anche. Qui Merlino. Ti prego non crashare. Stanno sulla porta. Oh, oh.
sospetto che tu abbia a che fare con un'altra questione che potrebbe decidere il destino dell'intero villaggio. Ma suppongo che per te sia normale amministrazione. Ho trovato un certo leone scontroso nel teschio gigante nel cimitero degli elefanti. Un leone, non ti riferai a Scar proprio così? Mi ha chiesto aiuto per ripristinare la tua piano soleggiata. Fai molta attenzione, amica mia. Scar è infido, quindi quanto Ursula. Non collocare con te per, non collabora con te per gentilezza. Ha sempre il suo tornaconto personale. Sembra gentile. La serie di altri può essere... Ma solo quando si sono guadagnati quella fiducia, non credere a una parola che quel leone se le ha retribuisce. Tutti i cattivi della valle ho un avversario speciale per Scar. Si rifiuta di imparare il mio nome e insiste a riferirsi ma come il trombone con la piuma blu appuntita sulla testa e la criniera bianca incolta. Ah, che maleducato, davvero maleducato. Ora cosa ti ha detto Scar? Mi ha detto che se voglio riportare la vita nel pilastro della cura devo occuparmi di ciò che... blocca il fiume nelle miniere di Vitalis. Le miniere di Vitalis e il Bacco le avevo completamente dimenticate. Sono entrata e le ho esplorate. Sono enormi. Non sono certo, vorrei poter ricordare cosa venisse estratto da lì. Il fiume è bloccato alle radici di alcune spine della notte giganti che sono uscite verso il basso dalle rupe sovrassanti. Le mie magie sembrano avere effetto su di esse, capisco. Beh, forse qualche sostanza più ordinaria potrebbe eliminare le spine della notte alla radice. Ho trovato un appunto che qualcuno ha lasciato nella miniera degli ingredienti, delle caramelle scoppiettanti, una ricetta per le rot beer preziosissime. Splendido, ciò significa che il tuo lavoro è già fatto a metà. Prima del tuo arrivo c'era solo modo per tenere a bada le spine della notte. Le divide gasate, dolci. Davvero, come la root beer, esatto, più frizzanti sono meglio. Ovviamente hanno funzionato solo sulle spine della notte, più piccole, meno vulnerabili. Ma se usi quella ricetta per cercare dei root beer praticamente frizzanti e li combini con le caramelle, più tanti potrebbe bastare per eliminare il problema della radice. Bene, andiamocene ora. Oh, ma qui il camino prima non c'era. Hanno rifatto la casa qui. Andiamo in una cucina. Ma come si fanno sto rugby? Che ingredienti ci vogliono? Tantissime presso una postazione di cucina. Ma bisogna sapere come si fanno. Hanno cambiato un po' l'arredamento dentro, perché il camino. Non me lo ricordavo. Macedonia. Che l'entrata di un timonio. Come si fanno le root beer? Aspetta. Devo leggere il manuale. Una ricetta speciale per far sì che la casa di root beer sembra che le spine della notte la detestino. Usa. Serve quello, quello e quello. Ok. Noi non ce l'abbiamo. Sì, abbiamo questo. Ma non abbiamo il resto. Quello ce l'abbiamo. Dobbiamo uscire e prendere. Ma quante ce ne vogliono? Quello è il problema. Oh,
i pomodori. Adesso quanti ce ne mancano? No, perché non si connette? No, me l'ha dati, meno male. Fuori un po' di cose, andare meglio. È che mi conviene, mi sa, fare le missioni le altre. Questi grossi, mi servirebbe la sabbia, giusto? Per lui, aspetta. Allora, mi serve legno tenero, i lingotti di ferro ce li abbiamo, il legno duro, la pietra e il legno tenero ce l'abbiamo, ci manca la pietra e il legno duro. Altre missioni. Allora, che la paperina è la stata di Eric. Raccogli il materiale. Vabbè, lui trova un altro ricordo perduto nella spiaggia usando l'amplificatore di Dreamlight. Il progetto dimenticato. Mi serve una boccetta vuota. Scattano foto di abitanti del villaggio, inclusi Topolino e Paperino. Quindi con lui posso fare una foto? Ho cambiato anche la modalità foto. Ma come devo fare il topolino però? Thank you.
servono. Servono. Nemmeno io avrei saputo fare di meglio. Devo portare beh, a 10. Sei un po' in ritardo, lo sai. Non ho nulla. Uno di questi te lo posso dare. Pomodoro. No, sta crashando. No, ti prego, si è bloccato. Mi dà la slime di nuovo. Sono tocco i pomodori. Allora, cosa gli posso dare? Una pepita? No. Vediamo se gli posso dare i funghi. Facciamo qualcosa insieme e facciamo prima che ti manca poco. Tanto di cappello! Anche se... Legni non ci sono in giro. Che cacchio stanno tutti i legni? Piccolino, non so dove sia. Merlino, la capsula del tempo. Ah, perché devo fare il livello 10. Qui non posso lasciare nulla. Ah, queste però mi servono. Mi lascio per ora questi. No, questo ti lascio. Aspetta, possiamo venderli sti pomodori?
Mi serviva. Aspetta. Qui non ho spazio per lasciare nulla. Ecco, qui sì. Quindi lascerei. Cioè che devo vendere qualcosa a 2 stelle. E quello va già bene. Lascerei. Beh, i pomodori. Però li posso vendere i pomodori. Le pietre. Ora li vendiamo, quello l'ho pure. Guardare quelli ci servono. Vediamo cosa ho di qua. Le carote le prendiamo. Prendiamo anche questo. Qui posso lasciare... no. Terriccio per adesso. Ok, costruiamo un po' la casa qui. Abbiamo. Allora, qui ingresso metterei tipo una zona facile, ufficio. Quindi anche questo potrebbe andare bene. Così abbiamo tutte le cose qui. Semiamo. Allora vedo. Iniziamo con un magazzino sotto casa. Qui anche una bici ci può stare. Un ingresso un po' veranda.
Ma delle finestre sono sbarrate. Azzurro e oro. Se non che ho. Finestra d'arco. Per adesso una cucinetta, niente di che. Arriva la casa che avevo fatto prima. Come vestiti. Allora, io andrei un attimo a vedere questi pomodori, però vorrei connettermi qua. Allora, vendo dei piatti a 2 stelle. Ho scritto 2 piatti, ma qui c'è scritto 30. No, devo comprare quelli. Arrivederci. Salve.
Ci vediamo dopo. Che mi servono per cucinare? Allora, noi stiamo facendo Roat Beer. Ci serve quindi lo zenzero, la vaniglia e la canna da zucchero. Quindi, vaniglia ce l'abbiamo. Canna da zucchero ce l'abbiamo. Lo zenzero. Quindi penso che ne serva 1-1-1. Andiamo a cercare una cucina. Arrivederci. Di nuovo mi ha tolto il connetti. Beh, andiamo a costruire questa cosa qui. Allora, uno zenzero. Uno zenzero, una canna, lo zucchero e una carota e una vaniglia. Dobbiamo tornare in miniera. Bello.
bello avere tanti amici qui. Quanti pomodori mi mancano? Cioè, se me li conta. Un 75 di 100. Bello vederti! Ehi là! Arrivederci! Arrivederci! Ah! Questo posto è assolutamente meraviglioso! Dobbiamo fare la boccetta vuota. Come si faceva la boccetta vuota? Thank you.
qui avevo della sabbia, se non sbaglio. Posso passare?
Odorus Magnificus. Ah, e ho preparato un profumo piuttosto potente, questo dovrebbe funzionare, è buonissimo. Forse Paperone interesserebbe venderlo come nuova fragranza, ma di questo ci occuperemo un altro giorno. Proviamo. Ah, proprio come supponevo, il profumo ha sbloccato la capsula del tempo. Per quanto riguarda... aprila e indagare su ciò che contiene. Beh, ti lascerò fare a te. Apriamo. C'è uno spazio. Ok, ci manca un pezzo. Aperta. Allora, chiudiamo su qua. Anzi no, un po' di pomodoro li metto da parte. Salve! Anzi, ve lo facciamo. Che abbiamo bisogno di spazio. Arrivederci. Non posso lasciare nulla. Dove sta Paperino? Wow, che giornata meravigliosa. Topolino è sparito. Boh, non si vede più. Alto piano soleggiato. Oh, sono nate le carote. Mm.
Per adesso va bene così. Andiamo sull'altopiano. Trovo i luoghi mostrati nel ricordo. Parla Paperino. Cosa contengono tutte quelle casse? Perché non riscoprire nemmeno una? Deve essere qualche razza di magia. Assomiglia a Minnie quando era bloccata nel qui e là. Esatto, era bloccata tra due mondi. E tu hai aiutato Topolino a tirar fuori l'implicatore dei Dreamlight. Scommetto che Topolino ha ancora quell'oggetto. Andrò a chiedergli se può prestarlo. Andiamo da Topolino. Dove sta Topolino? Giù. Felice di vederti. Ciao. Ci vediamo presto. Sigaretta è là. Per adesso non ci serve. L'amplificatore Dreamlight sulle casse dell'altopiano soleggiato. Ma è che ho tutti loro due qui. Wow, guarda quanta roba. È un utile cianfrusaglio e oggetti meccanici. Gas, mi ricordo, volevo costruire una fontana per il villaggio. Ok, mancano dei pezzi comunque, anche se li avessi tutti. E lì come costruirlo. Dammi quell'amplificatore, non lo riporterò a Topolino. Grazie, Paperino. Un scrigno. No, mettiamo.
mettiamo dentro per ora un cazzo. Vediamo queste carote. Ehi là, amico! Ah, ci possiamo mettere dentro il fiore. Arrivederci! Per ora anche questo. Questo ce lo portiamo dietro. Mettiamo dentro i pomodori. Basta, perché il limone ci serve. Anzi, prenderei un altro fruttino. Zattera, non ho capito. Questa zattera qua. Come si alza? Andiamo al barile. Alta e possiamo prendere come scrigno. Non apro lo scrigno. Tutto qui, porca miseria. Veramente? Mi ha aperto uno scrigno per trovare dentro le monete. Segui, ho dimenticato attraverso, ok, però prima aspetta.
Mi pare sempre offline. Muovi delle spine, prepara un piatto, inizia la conversazione giornaliera con Merlino. Vendi dei piatti da 2 stelle, raccogli dei mirtilli, dai dei regali preferiti. Lui che cosa vuole, per esempio? Non c'è niente, l'ortensia blu. Tipo questa zona qua come si sblocca? Pareva che crashavo. Ti avrei giurato.